casa del popolo in attesa dell'arrivo del corteo della FNOM e cogliamo l'occasione per fare una considerazione molto importante. Premesso che noi stiamo con la FNOM, vogliamo tenere presente, vogliamo dire ai nostri amici che lo scontro sociale in atto è quale si è presentato da 2000 anni a questa parte ed è sempre lo stesso. Invitiamo Regno Agrippa, discorso delle braccia dello stomaco. Esattamente. Ah, a proposito, ricordiamo agli amici che il 21 aprile è vicino. Esattamente. E quindi sono tutti invitati al giuramento del Monte Sacro del 21 aprile. Esattamente al Monte Sacro, dove un grande della storia dell'umanità, Simón Bolívar, ha fatto il giuramento che poi ha portato a termine la grande rivoluzione sudamericana contro l'impero spagnolo. Contro l'impero spagnolo allora, contro l'impero anglo-americano di oggi. Voglio far vedere un libro che ho preso qui, una rivista. Pierre Brouet e Raymond Vacheron. Due nomi. Allora, questo assieme a altri libri che ho, anche soprattutto il ricordo ad esempio di Camillo Berneri, di cui parlerebbe il grande anarchico italiano che è stato ucciso dagli stalinisti, per dire che nell'ambito della sinistra lo scontro c'è sempre stato ed è uno scontro importantissimo. Noi stiamo per quelli che combattono quella giustizia sociale, non per gli altri, ricordiamocelo molto bene e ricordiamo, come abbiamo già detto più di una volta, i retroscena dell'attentato di Via Rasella, che rappresentano sempre la stessa cosa. Sempre nel rispetto di personaggi come quelli che io voglio che tu vada a riprendere di nuovo. Dimostrazione che Piazza del Popolo è un simbolo storico di grandissima importanza che rappresenta la perennità della tradizione romana, anche nel suo aspetto negativo, perché noi dobbiamo prendere come esempio anche queste cose. È un topos topico. Esattamente. Tarchini e Montanari furono assassinati da parte dei preti, furono ghigliottinati senza prove, no? Ma senza processo. Senza processo, come ampiamente dimostrato in un film di grande successo che dobbiamo ricordare e che dimostra la protervia del potere temporale dei papi, che è quella che noi abbiamo sempre combattuto. A Piazza del Popolo resta sempre qualcosa di molto importante, ma contro chi? Contro il sistema del cosiddetto catto comunismo che ha creato una dittatura vera e propria, palese, ancorché loro credono che sia occulta, è una dittatura basata su un idiota. Sull'idiota, l'idiota Rebettino di Firenze, cioè, l'altro ieri ha detto che in democrazia ci deve essere qualcuno che si assume le responsabilità e fa. Lui sa che non sa nemmeno cosa siano le responsabilità. No, ma in democrazia non è è completamente idiota. È l'idiota Dostoevskiano. Bravissimo. Ok, bravissimo. Basta. Solo che l'idiota Dostoevskiano era qualcosa di molto interessante e positivo, questo invece è nel senso negativo del termine. Certo. No. È evidente che è come si dice,
impalata questa, cioè sì, gli viene fornita volta per volta, non è farina del suo sacco come si diceva una volta. È una maschera del teatro, del solito teatro dell'arte italiana, italiano, capito? Eccolo. Senza canovaccio. Senza canovaccio, proprio il canovaccio non c'è. All'impronta. Il canovaccio glielo danno giorno dopo giorno. Sì, giorno dopo giorno, alla bisogna, capito? Glielo porta il camerlengo, glielo porta, cazzo. Chiudo.